La storia della famiglia Antinori risale all'inizio nel 1180, ma in realtà il primo membro della famiglia che fece parte dell'arte dei vinattieri era Giovanni di Piero Antinori, che nel 1385 cominciò a produrre vino. La famiglia Antinori è sempre stata veramente parte integrante di tutte le attività del Rinascimento, da tutti i punti di vista, per cui sia culturale che come diverse arti, non solo quelle del vino, tanto anche che un membro della nostra famiglia nel 500 comprò e ordinò la costruzione di Palazzo Antinori. Nella nostra cultura aziendale, arte e artigianalità sono due elementi fondamentali, perché fare il vino ci vuole assolutamente quella sensibilità umana ancora importantissima per poter esprimere al meglio quello specifico territorio, per cui bisogna avere pazienza, bisogna conoscere quel territorio per arrivare poi fondamentalmente alla ricerca della perfezione.